Ok, vai. Possiamo partire. Sì. Salve, buongiorno a tutti. Io sono Anna Cacciuni e sono la responsabile della sezione VIA di Ispra. Oggi il nostro programma di webinar di approfondimento e condivisione appunto della conoscenza sulla valutazione di impatto ambientale e sulla divulgazione delle norme tecniche proposte dal Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente per la redazione degli studi di impatto ambientale giunge a metà del suo percorso. Oggi affronteremo l'analisi del fattore ambientale e sistema paesaggistico. Questo fattore ambientale riunisce al suo interno il paesaggio, il patrimonio culturale e i beni materiali e può essere definito come il fattore più suggestivo, quello che tocca un po' tutta il sapere e la comprensione dello studio di impatto ambientale, quello che al suo interno ricollega tutte le varie matrici ambientali. La presentazione sarà a cura del nostro collega, l'architetto Settimio Fasano. Poi da venerdì passeremo all'analisi della seconda parte delle nostre norme tecniche, con degli approfondimenti. Il primo di questo sarà sui cambiamenti climatici. Successivamente poi affronteremo gli agenti fisici per poi continuare con la valutazione di impatto sanitario e la vinca. Ricordiamo che il documento è stato approvato dal Consiglio SNPA nel 2019 ed è uno strumento per gli estensori degli studi di impatto ambientale, ma anche per i valutatori, ma comunque in attesa di una formale approvazione tramite un provvedimento ministeriale. E lo scopo di questi webinar è quello di diffondere la conoscenza su questo strumento che è la valutazione di impatto ambientale. E oltre a questo webinar, abbiamo in animo di attivare altri due progetti di condivisione delle conoscenze. Uno è un corso di e-learning, appunto sulla VIA, che partirà dal mese di settembre di quest'anno. E poi stiamo per rendere disponibile una piattaforma web di selezione, organizzazione e diffusione dei dati ambientali derivanti dalle procedure di VIA. Questo progetto mira ad evitare la dispersione di tutto quel patrimonio di conoscenza che è contenuto negli studi di impatto ambientale, mettendoli a sistema e favorendo la consultazione per i soggetti appunto interessati, quindi sia per le istituzioni ma anche per i professionisti, i cittadini, gli studiosi. Vi invitiamo quindi a partecipare attivamente al nostro webinar e fare domande che possono essere fatte tramite la chat appunto della piattaforma Zoom. Se riusciamo risponderemo durante, appunto, alla fine dell'intervento del collega. Se questo non sarà possibile, comunque renderemo poi per iscritto le risposte e saranno disponibili all'interno della pagina web dell'iniziativa. Inoltre, sulla pagina web dell'iniziativa, appunto, di questi webinar, troverete un indirizzo che ci servirà per avere un feedback sull'iniziativa, quindi sul gradimento oppure su suggerimenti per migliorare le nostre comunicazioni. Passo adesso la parola all'architetto Settimio Fasano e vi ringrazio. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la vostra pazienza. Innanzitutto, il titolo del webinar è Sistema paesaggistico, cioè che include paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali. È una definizione nuova che abbiamo adottato noi e spiegherò poi nel seguito quali sono stati i motivi e i ragionamenti dietro a questa scelta. E prima di arrivare al punto, alle norme tecniche
vorrei prima, avevo intenzione prima di illustrare il quadro delle condizioni, soprattutto normative, e anche quelle derivanti dal dibattito culturale che c'è stato negli anni e che ci ha portato alla scelta. Quindi gli argomenti trattati saranno appunto i riferimenti normativi, l'evoluzione del concetto di paesaggio e patrimonio culturale, poi arrivare a paesaggio e patrimonio culturale come viene definito negli studi di impatto ambientale. E poi passo direttamente all'oggetto di questo incontro, cioè a spiegare i contenuti delle linee guida per quanto riguarda il sistema paesaggistico, partendo dagli aspetti generali, definizioni, contenuti dello studio di impatto ambientale, passare poi all'analisi dello stato dell'ambiente e scenario di base, che è già stato spiegato nel primo seminario, e l'analisi della compatibilità dell'opera, le misure di mitigazione e compensazione, il progetto di monitoraggio ambientale e infine, le conclusioni. Allora, la prima legge, la 1497-39, riguarda la protezione, scusate, non vedo tutto questo. No, c'è la... ecco qui, a posto. E allora, la protezione delle bellezze naturali, nel 39, e questa legge riconosceva il notevole interesse pubblico delle cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, infine le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Diciamo che era questa legge, questa prima legge che pone attenzione alla tutela, alla protezione delle bellezze naturali, era, si rivolgeva, diciamo, più a questioni, a situazioni, ad elementi di particolari che hanno con una nota di eccezionalità e con un'accezione pure romantica dei termini, appunto, a salvaguardia di bellezze particolari. E poi vedremo come si evolve questa lettura del paesaggio. E insieme alla 1497 viene promulgata la 1089, sempre Bottai, e per la tutela delle cose di interesse artistico e storico. E recitava, sono soggette alla presente legge le cose immobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, a differenza delle ville, giardini e parchi citati nel 1497, distinti per una loro non comune bellezza. E sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, sono state riconosciute interesse particolarmente importante. E passiamo alla Costituzione del 48, che tra i principi fondamentali, all'articolo 9, afferma una cosa molto originale, lei è rimasto tale per molti anni, è molto molto importante, perché afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, ma tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione.
Praticamente il paesaggio come patrimonio storico-artistico viene qui inteso come patrimonio importante e unico, la memoria storica di una nazione da tutelare, anche come manifestazione della società e della propria cultura. Questo articolo si basa sul principio della condivisione dei beni comuni, lo dice implicitamente, intesi come proprietà di tutti i cittadini, il bene comune. L'articolo 9 si configura inoltre non solo come una figura amministrativa armoniosa e moderna sicuramente, ma come elemento caratterizzante lo Stato italiano. Siamo tra i principi fondamentali, infatti. Al riguardo c'è una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sempre dichiarato, e questo è molto importante, l'assoluta priorità della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico su qualsivoglia interesse economico. Arriviamo alla 431 del 1985, la più conosciuta come la legge Galasso, che dà disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Qui si parla di categorie di beni identificati, ad esempio i territori costieri, ma anche i corsi d'acqua. Territori costieri viene identificata la fascia di profondità di 300 metri da sottoporre a vincolo ex legge. Sappiamo la realtà quale, però c'era questa intenzione. La stessa cosa valeva per i corsi d'acqua, vengono identificate delle fasce dentro le quali non si poteva fare a determinate attività. E una cosa molto importante, nell'85 le regioni vengono obbligate alla redazione del piano paesistico, che verrà chiamato poi successivamente, vedremo, il piano paesaggistico. Arriviamo alla Convenzione Europea del Paesaggio, che è uno spartiacque, diciamo, della cultura del paesaggio. Siamo nel 2000, l'Italia l'ha ratificata nel gennaio del 2006. Cosa dice la Convenzione in particolare? Intanto c'è questa definizione: il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Quindi c'è la popolazione chiamata in causa direttamente, che partecipa, perché percepisce. Il paesaggio è descritto qui come l'aspetto formale, estetico e percettivo dell'ambiente e del territorio. La Convenzione prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza e originalità. Quindi c'è il salto culturale rispetto alle leggi del 39 che abbiamo visto. Si può dire che la Convenzione afferma il diritto della popolazione alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia quelli straordinari che quelli ordinari, e afferma la tutela e la costruzione dell'identità storica e culturale delle popolazioni e dei luoghi in cui vivono. E anche la percezione sociale dei luoghi da parte delle popolazioni, appunto il coinvolgimento nelle scelte. Quest'ultima frase la ritroveremo più là, il coinvolgimento, la partecipazione, che è molto importante in particolar modo per il sistema paesaggistico. Cercherò di spiegarlo. Andando avanti, arriviamo al codice dei beni culturali del paesaggio nel 2004, la numero 42. Il testo unico che, oltre ad altre disposizioni, abroga e sostituisce la 1497 e la 1089 del 39 che abbiamo visto e ingloba la 431 dell'85.
In questo codice vengono modificate le norme e le procedure per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In particolare, tra i principi dell'articolo 1, recita: in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale. Che cos'è il patrimonio culturale? Viene precedato dall'articolo 2. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e beni paesaggistici. Ci torneremo. Il DPCM del 2005, la relazione paesaggistica, deriva dal codice dei beni culturali. La relazione paesaggistica risulta necessaria in relazione a progetti interferenti con immobili o aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge. La volontà è quella di garantire la qualità e la coerenza delle trasformazioni paesaggistiche che dovrebbero non sottrarre ma aggiungere valore all'ambito tutelato. E la relazione paesaggistica quindi correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica che è prevista dal codice dei beni culturali. Arriviamo alla definizione di paesaggio e patrimonio culturale negli studi di impatto ambientale, ci avviciniamo al tema nostro. Il DPCM del 77, del 1988, numero 377, dà le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. È stato il primo e ancora l'unico fino a che non viene approvato, non vengono approvate le nuove. Siamo quindi nel 1988, viene questo DPCM e successivamente alla creazione del Ministero dell'Ambiente nel 1986. E nell'allegato 1, componenti e fattori ambientali, il DPCM definisce il paesaggio. Aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali. Tutto. Vedremo che questo DPCM è più moderno di quello che si possa pensare. E infatti nell'allegato 2, caratterizzazione e analisi delle componenti dei fattori ambientali, si spiega che l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio, con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. Bene. Per determinare la qualità del paesaggio, l'articolo 5 al punto I spiega che occorre analizzare il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei mediante l'esame delle componenti naturali, così come definite dalle precedenti componenti. Quindi l'interrelazione tra le componenti esisteva già nel 1988. Le attività agricole vanno analizzate, quelle residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema. Poi le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio. Lo studio strettamente visivo, culturale, semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo. Inoltre, analizzare i piani paesistici e territoriali, i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici. C'è un po' tutto quello che poteva servire per la determinazione della qualità del paesaggio. La colorista, mela, poi ti faccio fare tutto, sviluppo, conclusione. E arriviamo alla 104, al DLGS 104 del 2017, che è nato come recepimento della direttiva via del 2014.
che ha cambiato parecchie cose. Quindi nel 2017, tre anni dopo la direttiva EU, è stato emanato questo DLGS che modifica poi il 152 che vedremo successivamente. Nelle definizioni, ai fini del presente decreto 104, si intende per impatti ambientali gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto sui seguenti fattori, elenca tutti i fattori, popolazione e salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, e nella stessa riga beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio. E si intende anche l'interazione tra i fattori sopra elencati, con la stessa interazione che ricordo già il DPCM dell'88 programmava. A parte viene indicato anche a spiegare che cos'è il patrimonio culturale, che noi abbiamo appena visto l'insieme costituito a beni culturali e beni paesaggistici, in conformità a quanto disposto all'articolo 2, eccetera, del codice dei beni culturali. L'allegato 7 riporta i contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui l'articolo 22, in cui si dice tutta la procedura da seguire. Il progetto che è stato già illustrato nel primo seminario, che vi invito a vedere se siete curiosi. L'allegato 7, per quanto riguarda i fattori, chiede una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento a tutti i fattori che abbiamo visto, ai beni materiali, al patrimonio culturale, viene aggiunto il patrimonio agroalimentare, il paesaggio, nonché l'interazione tra questi vari fattori. Poi, tra i contenuti, ci deve essere anche una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti tra l'altro ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente, quale a tipo esemplificativo, non esaustivo in caso di incidente e calamità. Poi vedremo un po' la questione del linguaggio, perché qua già a questo punto si vedono un po', si potrebbero generare degli equivoci e non comprendere bene il significato. E cosa succede? Questa 104 di attuazione può essere definita come uno spartiacque procedurale normativo della via in Italia. Perché? Cambiano i riferimenti sia per i valutatori che per i proponenti. Il primo, quello più importante, è che le norme del 1988 sono abrogate da un articolo, articolo 26. Queste norme tecniche abrogate dovevano essere sostituite, come spiegato nell'articolo 25 nelle disposizioni attuative, con uno più decreti del Ministero dell'Ambiente, come si chiama adesso, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Cultura oggi, e con il Ministero della Salute, con uno più decreti, dicevo, sono adottate su proposta del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, noi, le linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione impatto ambientale, anche a integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'allegato 7 che abbiamo visto in precedenza. Sempre sul 104. Cambiano i riferimenti, perché anche perché il livello progettuale che prima del 104 era il progetto definitivo diventa il livello minimo di progettazione è il progetto di fattibilità così come definito dal codice degli appalti.
deve avere quella, il progetto deve avere quel livello informativo di dettaglio, almeno equivalente a quei progetti fatti in Milano. È stato già spiegato questo progetto di fattibilità che cosa comprende, non poche cose in realtà, anche se il nome sembrerebbe piuttosto superficiale, diciamo, come livello. Comunque, la cosa più importante è comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Questa è la cosa più importante, che mette pure un po' di imbarazzo per i valutatori e pure per i progettisti, ovviamente. E perché c'è questo problema che dura da 4 anni, che dall'abrogazione delle norme tecniche dell'88 ad oggi c'è un'assenza di modelli interpretativi, ripeto, sia per i valutatori che per i proponenti, perché non sono state ancora adottate quelle linee guida nazionali e norme tecniche previste dalle disposizioni attuative della 104. Quindi allo Stato i riferimenti sono l'articolo 22 dello studio di impatto ambientale e l'allegato 7, in cui dovrebbero essere spiegati i contenuti dello studio di impatto ambientale. Dico dovrebbero, perché sono delle indicazioni soprattutto per i fattori ambientali, vengono soltanto indicati i fattori ambientali che devono fare determinate analisi. E inoltre la cosa più grave, il decreto che deve definire i contenuti dei 3 livelli di progettazione del nuovo codice degli appalti pubblici non risulta ad oggi ancora pubblicato, quindi stiamo in un limbo. Che succede? Questo lo dico tra le righe, che le ultime procedure di VIA alle quali abbiamo lavorato come supporto tecnico alla commissione del Ministero, e diciamo che alcuni ancora si rifanno esplicitamente al DPCM, altri utilizzano metodologie con riferimento a quanto viene detto all'allegato 7. Insomma, si naviga un po' a vista, anche se nello specifico delle analisi. Per il paesaggio, perlomeno, dopo farò vedere degli esempi. Infine, se nella 104 viene definito ulteriormente il ruolo del Ministero della Cultura, come viene chiamato oggi, nella valutazione di impatto ambientale, infatti nell'articolo 26, abrogazione e modifiche, e viene detto che l'articolo 26 del codice dei beni culturali e paesaggio è sostituito dall'articolo 26 per i progetti da sottoporre a valutazione impatto ambientale. Il Ministero della Cultura si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli 23 e 27 bis del testo unico ambientale, dove si definisce tutta la procedura di valutazione impatto ambientale. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato a incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e in tal caso il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente. Arriviamo alle nostre linee guida. Le linee guida, delle precisazioni in parte già dette, conviene ridirle. Le linee guida SNPA indirizzate agli estensori degli studi di impatto ambientale e ai valutatori forniscono uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati 2 e 3 della parte seconda del testo unico ambientale. Le indicazioni riportate nel documento integrano, non ti sentiva?
integrano i contenuti minimi previsti dall'articolo 22 e le indicazioni dell'allegato 7. Sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere. L'obiettivo è quello di fornire indicazioni pratiche chiare e possibilmente esaustive. Inoltre, il documento tratta gli elementi tecnico-scientifici in materia ambientale che dovrebbero confluire nella nuova normativa tecnica sulla VIA quando verrà adottata, alla luce delle nuove conoscenze maturate rispetto alle precedenti norme tecniche, quelle dell'88, alla luce dei nuovi strumenti tecnici normativi, delle nuove informazioni disponibili, ma anche a seguito dell'introduzione della valutazione ambientale e strategica, che è la vera novità degli ultimi anni. Il documento, infine, si colloca tra le linee guida nazionali, a integrazione delle linee guida della Commissione europea. Si evidenzia, vale la pena di evidenziare, che nella predisposizione di questo documento le indicazioni tecniche delle linee guida della Commissione europea sono state prese costantemente in considerazione. Parliamo ai principi generali e definizioni. Le denominazioni che sono state adottate nella proposta dell'SMPA sono frutto di un'analisi di coerenza rispetto ai contenuti della norma italiana e delle direttive europee. Infatti, al fine di capire nel contesto italiano come sono state interpretate le diverse denominazioni attribuite alle tematiche ambientali e quanto ci si è scostati dalle indicazioni europee, si è operata un'analisi del pregresso, che è stato un continuo confronto. Dall'analisi abbiamo rilevato la libertà del legislatore a fornire nuove e diversamente articolate denominazioni. Cioè abbiamo cercato sempre di conservare certe definizioni, però le abbiamo articolate diversamente, con analogiche. Nella proposta di articolazione delle tematiche ambientali si è cercato di mantenere quanto più possibile, ove possibile, indicazioni della direttiva europea, distaccandocene alla luce dell'esperienza maturata da ISPRA, soprattutto a supporto della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente e dei confronti con le altre unità tematiche dell'ISPRA. È stato un lavoro di gruppo. Il SIA quindi deve esaminare le tematiche ambientali, abbiamo già visto, fattori ambientali e pressioni e le loro reciproche interazioni. Si continua a ripetere l'interazione, importantissima, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche specifiche dell'opera, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce, con particolare attenzione agli elementi di sensibilità e di criticità ambientali preesistenti. Abbiamo visto che i fattori ambientali sono già stati oggetto delle precedenti webinar, e arriviamo al sistema paesaggistico, la lettera F, è definito che è l'insieme del paesaggio e patrimonio culturale e beni materiali. Poi ci sono le pressioni generate dagli agenti fisici che saranno oggetto dei successivi seminari. Il principio generale, la definizione del sistema paesaggistico è ovvero paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali, definito come insieme di spazi e luoghi, complesso e unitario, il cui carattere deriva dall'azione dei fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, anche come percepito dalle popolazioni. Relativamente agli aspetti visivi, l'area di influenza potenziale corrisponde all'inviluppo dei bacini visuali individuati in rapporto all'intervento. Perché abbiamo usato questo termine, abbiamo scelto di usare questo termine, sistema paesaggistico? E tutto viene dalla volontà di includere una prospettiva sistemica i diversi aspetti che contribuiscono alla caratterizzazione del contesto paesaggistico, che viene effettuata attraverso la conoscenza e la determinazione della qualità complessiva. Il sistema paesaggistico
È stato quindi considerato analogamente come il fattore biodiversità che includeva, che include nella sua analisi la vegetazione, flora e fauna e aiutatemi a dire, sì. E comunque, scusate, un macrofattore che rappresenta un sistema complesso e unitario di oggetti, elementi e di relazioni, così come percepito dalle popolazioni coinvolte, comprendente i fattori patrimonio culturale, quindi beni culturali e beni paesaggistici, e paesaggio, nella sua accezione più ampia, insieme ai beni materiali mai definiti, li definiamo qui, sistemi residenziali, turistico-ricreazionali, produttivi, infrastrutturali, coerentemente con quanto indicato nel testo unico dell'ambiente. Aggiungo che i beni materiali, tutti i sistemi residenziali, erano già citati nel DPCM 88. Abbiamo operato in linea con le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, che appunto ha contribuito a definire questo nuovo concetto di paesaggio. Qui faccio una citazione che riguarda un libro di Bene e Schiazzosi sulla relazione paesaggistica, finalità e contenuti, che consiglio di leggere, del 2006, che c'è questa affermazione che a partire dalla promulgazione della Convenzione al concetto di paesaggio oggi viene attribuita un'accezione più vasta e innovativa, che lo caratterizza per la presenza delle risorse e degli elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio dal lento evolversi della storia, della presenza dell'uomo e delle loro interrelazioni. Il paesaggio viene assunto perciò a patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce senza soluzioni di continuità beni storici, monumentali e caratteristiche naturali del territorio. Abbiamo visto anche in questo un sistema che include tutto, il paesaggio è tutto, lo ritroveremo. Questa definizione, come siamo arrivati, riassumo velocemente alla definizione del sistema paesaggista, perché ricordo veniamo dalla definizione di paesaggio, che sono aspetti morfologici e culturali, paesaggio, identità delle comunità umane interessate relativi ai beni culturali, per passare poi ai fattori identificati dal 152, il testo unico ambiente, così come modificato dal 104, che definisce beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, in recepimento della direttiva AVIA del 2014. Ricordo che la direttiva precedente, del 2011, che è stata sostituita con la del 2014, superata, riportava il paesaggio insieme a suolo, acqua, aria e clima, mentre inseriva la lettera C, beni materiali e patrimonio culturale. Diciamo, è stata fatta una risistemazione logica, un accorpamento logico. Abbiamo visto in questo, appunto, questa volontà di accorpare logicamente i fattori nelle tematiche ambientali, nel fattore sistema paesaggistico, l'ho spiegato prima, questo macrofattore come sistema complesso unitario di oggetti, elementi di relazione percepito dalle popolazioni. E passiamo ai contenuti dello stato ambientale. Un'altra cosa molto importante, che è stata in parte già oggetto di del seminario, del primo seminario, il rapporto tra VAS e VIA, che cambia parecchio la questione della valutazione ambientale, perché il 152, il testo unico, prevede che le analisi del SIA devono tenere conto delle eventuali valutazioni effettuate degli indirizzi definiti nell'ambito delle valutazioni ambientali strategiche di piani e programmi di riferimento per l'opera sottoposta a VIA. E le finalità della VAS nell'ottica di obiettivi di sostenibilità
Gli aspetti da considerare riguardano le condizioni di criticità, elementi di valore ambientale, situazioni territoriali che possono essere favorevoli per l'opera, gli esiti della valutazione degli effetti sull'ambiente e il relativo monitoraggio. Bene, che in realtà mi è venuto, mi sono ricordato di questa, del libro di Bettini, che nel 95 scriveva l'impatto ambientale, tecniche e metodi, e diceva una verità: l'applicazione della VIA interviene con ritardo nel processo di decisione, quando c'è tutta una serie di scelte è stata già definita. Quindi non si propongono alternative, un po' radicale, ma solo mitigazione. Cioè, nel senso, cioè, la valutazione di impatto ambientale è una sorta di compromesso. E la VIA strategica, come la chiamava allora, ancora non c'era la valutazione strategica, la valutazione ambientale strategica, nasce dalla necessità di disporre di uno strumento che serve a valutare gli impatti cumulativi e sinergici di più progetti prima che venga proposto il progetto da valutare. O velocemente, l'analisi di sempre carattere generale, c'è lo scenario di base, si prevede l'analisi dello stato dell'ambiente, quindi anche per il sistema paesaggistico. L'analisi prevede la caratterizzazione deve essere effettuata attraverso la conoscenza, ovvero l'analisi del sistema paesaggistico nella sua complessità e unitarietà, nella forma disaggregata e riaggregata, con riferimento agli aspetti fisici, naturali, antropici, storico-testimoniali, culturali e percettivo-sensoriali, i loro dinamismi e la loro evoluzione, ed è realizzata relativamente al paesaggio nei suoi dinamismi spontanei mediante l'esame delle componenti naturali e nei dinamismi connessi ai cambiamenti climatici mediante lo studio dei scenari evolutivi così come definiti nelle precedenti tematiche. L'interrelazione è realizzata relativamente ai sistemi agricoli con particolare riferimento al patrimonio agroalimentare citato al punto 4 allegato 7, l'abbiamo visto prima, ai beni materiali, come definiti prima, alle loro stratificazioni e alla relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema. Ancora, descrizione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale, al rapporto tra uomo e contesto paesaggistico che si effettua attraverso lo studio culturale semiologico come strumento per la riconoscibilità dei segni identitari naturali ed antropici che hanno trasformato il sistema paesaggistico fino alla sua configurazione attuale. Lo studio percettivo e sensoriale, dove la tipicità dei paesaggi si integra con le caratteristiche intrinseche dei soggetti fruitori, ovvero con le diverse sensibilità, le più diverse, psicologica, visiva, olfattiva e culturale. Agli strumenti di programmazione, pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, con riferimento al DPCM, i criteri per la redazione della relazione paesaggistica citata. L'analisi di tali strumenti, perché va fatta, perché contribuisce a definire lo stato attuale dell'ambiente sulla base di dati certi e condivisi, desumibili in gran parte dagli strumenti di programmazione e pianificazione. Consente di verificare la coerenza dell'intervento alle indicazioni e prescrizioni contenute nei programmi, nei piani paesaggistici, territoriali e urbanistici. Individuare inoltre le eventuali opere di mitigazione e compensazione coerenti con gli scenari proposti dagli strumenti di programmazione e pianificazione. Inoltre, bisogna fare attenzione ai vincoli e alle tutele di interesse paesaggistico rilevabili dagli strumenti di pianificazione e di ogni norma, regolamento e provvedimento vigente, anche in riferimento a norme comunitarie. Infine, la determinazione della qualità complessiva del sistema paesaggistico è determinata attraverso l'analisi degli aspetti intrinseci degli elementi costituenti il sistema paesaggistico, dei caratteri percettivo-interpretativi, la tipologia di fruizione e di frequentazione.
In merito alla conoscenza, ho ritrovato questo bellissimo passaggio del 1969, che è scritto dalla professoressa Vittoria Calzolari, che scriveva di paesaggio e paesistica nel dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica. Parlo del 1969, molto moderno. E la caratterizzazione di un paesaggio è determinata, oltre che dagli elementi in sé, climatici, fisico, morfologici, biologici, storico-formali, dalla loro reciproca correlazione nel tempo e nello spazio, ossia dal fattore ecologico. Il paesaggio risulta quindi dalla interazione tra fattori fisico-biologici e attività umane, viste come parte integrante del processo di costruzione storica dell'ambiente, e può essere definito il paesaggio come la complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati tra loro da mutui rapporti funzionali, oltre che da posizioni, sì, da costituire una unità organica. Ecco da dove deriva anche la nostra proposta. Solo chiarendo sul piano scientifico quale sia il grado di interrelazione tra i fattori formali e biofisici che costituiscono l'ambiente e i fattori psicofisiologici proprio dell'uomo, sarà possibile definire l'effettiva natura dell'esperienza paesistica. Questo problema, oggi, nel 1969, tutt'altro che risolto, investe discipline diverse: biologia, ecologia, geografia, paesistica, psicologia, semiologia, filosofia, estetica. E non è stato ancora risolto, grazie alla professoressa Calzolari. Sempre in merito alla conoscenza, diciamo che l'analisi del sistema paesaggistico nella sua complessità e unitarietà, nella sua forma disaggregata e riaggregata, con riferimento agli aspetti fisici, naturali, loro evoluzione. Questa è un'immagine che fa capire i diversi strati della conoscenza, perché bisogna lavorare molto nell'analisi del sistema paesaggistico, lavorare molto sulla conoscenza, e non solo attraverso i dati bibliografici, i dati che si trovano anche troppo facilmente e sul web, ma una cosa essenziale, lo dico per l'esperienza anche che ho avuto in tantissimi anni, con sopralluoghi, tantissimi sopralluoghi, sopralluoghi che poi sono altrettanto utili, se non indispensabili, per i valutatori, cosa che purtroppo, dico per inciso, nell'ultimo anno non è stato più possibile e incide notevolmente sulla conoscenza di certi problemi. E qui c'è un cameo di Valerio Romani, che nel 94, un paesaggista in paesaggio, teoria e pianificazione, diceva: chi studia il paesaggio, dunque, deve possedere una base culturale di estensione non certo trascurabile, ma nemmeno irraggiungibile, quanto soprattutto essere uno studioso aperto e disponibile ai diversi punti di vista, alle più differenti approssimazioni, ai problemi trattati, pronto a lasciare che i limiti delle competenze si risolvano in un discorso e in un linguaggio comune. È chiaro? Adesso passo a degli esempi che ovviamente non sono esaustivi, perché noi nelle norme tecniche proposte, non sono proposte metodologie, ci sono delle indicazioni più approfondite possibili, però restano delle indicazioni che dopo si concretizzano attraverso metodologie, ce ne sono tantissime, gli esperti sanno di cosa parlo. Propongo adesso per la lettura del paesaggio diversi modi che possono esserci. Queste sono per esempio le fotografie commentate. Questi fotografi si commenta, si va sul posto appunto, o si fanno degli spaccati morfologici che fanno individuare bene il bacino visuale. E questo è tratto da un libro di Bene Scazzosi, sugli impianti eolici.
ne parlerò più tardi. Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica. Altri esempi di lettura dell'ambiente, questa lettura del paesaggio recente per la procedura di via l'aeroporto di Milano Malpensa, Master Plan aeroportale. E qui si vede come viene scomposto il paesaggio, il linguaggio che cambia. Le diverse definizioni di paesaggio, degli insediamenti produttivi e commerciali, il paesaggio delle infrastrutture, paesaggio naturale e semi-naturale, aree boscate e arbustive, il sistema delle acque, il paesaggio delle colture intensive. Poi anche attraverso le sezioni definire, capire quali sono i caratteri percettivi del paesaggio naturale. Attraverso questo è un caso della pista ciclabile vicina all'intervento. L'analisi riguarda gli elementi identitari. Ad esempio, sempre in questa procedura di via vengono individuati i sentieri, il patrimonio storico culturale del distretto aeronautico della Malpensa, con i punti di interesse del distretto dell'aeronautica, ma anche i beni del patrimonio culturale storico testimoniale fotografati ed elencati, cosa che è sempre stata fatta e che va sempre fatta, soprattutto se siamo in presenza di beni tutelati. Andando avanti, la percezione del paesaggio, i caratteri percettivi che variano per la diversità di fruizione e di frequentazione. Ad esempio qui vengono definiti gli ambiti di fruizione visiva potenziale dei percorsi ciclopedonabili con adeguate foto e sezioni. Oppure e le condizioni di visibilità parziali e la visibilità possibile dell'ambito di progetto, oppure gli ambiti di fruizione potenziale degli assi stradali. Sono appunto degli esempi, ma le possibilità sono infinite. L'importante è che le indicazioni date, che sono abbastanza approfondite, quelle indicazioni date per l'analisi del sistema paesaggistico venga dettagliato. Può essere fatto anche separatamente per i tre sottofattori, chiamiamolo così, del sistema. L'importante è avere una visione d'insieme, una valutazione d'insieme. Arriviamo alla previsione degli impatti. L'analisi volta alla previsione degli impatti del sistema paesaggistico riguardano l'inserimento dell'opera nel sistema paesaggistico e la valutazione delle trasformazioni che essa può produrre nell'ambiente circostante attraverso l'uso di indicatori. L'individuazione di impatti negativi e positivi e la definizione di azioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti negativi. Le opere di compensazione, la valutazione complessiva delle modifiche prevedibili riferita alla morfologia, scala naturale, antropica, funzionalità ecologica, idraulica, eccetera, sia per la qualificazione degli impatti in maniera riproducibile, si effettua sulla base di criteri, la valutazione, sulla base di criteri di congruità paesaggistica, riferita alle forme, rapporti volumetrici, colori, materiali, si effettua mediante l'uso di adeguati parametri o criteri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche. Ci sono anche degli indicatori che possono essere utilizzati. E di qualità e criticità, rischio paesaggistico, antropico, ambientale, che passano attraverso la valutazione della sensibilità, vulnerabilità, fragilità, capacità di assorbimento visuale, stabilità, instabilità. Come vedete è una... Era a maggior ragione, vedendo questa indicazione, è impossibile indirizzare questo in maniera unitaria, unica, una norma tecnica del genere. E vale per tutto. Poi per ogni opera viene fatta un'analisi e la valutazione adeguata. Degli esempi, anche qui, così molto a titolo orientativo, sempre per gli impianti eolici c'erano delle simulazioni. Questo è questo riguarda un inserimento di un parco eolico
Idem, un altro lavoro che sono le linee guida per la valutazione di impatto ambientale, impianti eolici di Agnoletti e Mazzari, pubblicata dalla Regione Toscana nel 2006. Anche queste formulazioni sono molto eloquenti. Voglio dire che rispetto soprattutto alle una riflessione sulle opere, sugli impianti eolici. È oggetto di dibattito attuale, anche il nuovo ministero ha ben definito le nuove priorità. Però voglio dire che questo sicuramente è una sfida per il paesaggio. Cioè queste opere che sono positive in prospettiva per l'ambiente in genere, vanno in conflitto se progettate male, se non pianificate. E vanno in conflitto con il paesaggio, inevitabilmente, potete vedere bene qui la presenza come incide in una maniera molto forte, c'è poco da fare. Questo diventerà, è una cosa molto complessa, sarà oggetto di discussioni sicuramente, e vanno fatte delle valutazioni appropriate, però qui ha maggior ragione per le energie alternative. Vale il principio della pianificazione prima e progetti dopo. Questo è un esempio della carta di intervisibilità, fatto con un'altra procedura, un elettrodotto. Questa carta di intervisibilità definiva diversi gradi di intervisibilità rispetto all'opera. L'opera che vediamo al centro va dal grado nullo, perché non si vede nulla dell'intervento da qui luoghi. Abbiamo una fascia di circa 5 km, se ricordo bene, dai 3 ai 5 km, trascurabile perché è appena percettibile fino alla dominante, perché si è vicini all'opera o a una distanza tale da essere inevitabilmente vista. La carta di intervisibilità è una cartografia riferita a una determinata area di studio all'interno della quale siano evidenziati tutti i punti del territorio da quali è visibile un elemento contenuto all'interno dell'area stessa. La carta va elaborata in base a dati plano-altimetrici che caratterizzano l'area di studio, prescindendo, questo è importante, dall'effetto di preclusione, di occlusione visiva, della vegetazione e di eventuali strutture mobili esistenti. In pratica bisogna fare una mappatura che non sia legata a fattori stagionali, soggettivi o contingenti. Questo è un buon esempio. Sempre per la nostra compatibilità ambientale è un esempio di fotosimulazione. Quello per l'aeroporto di Malpensa di cui abbiamo visto prima. Ecco, le differenze sono molto evidenti. Idem, vado avanti veloce. Arriviamo quindi alle misure di mitigazione e compensazione. Considerato che già in fase di progetto deve essere scontato che vengono valutate tutte le possibili soluzioni progettali che riescano ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico dell'opera. Vengono indicati comunque gli obiettivi delle misure di mitigazione e compensazione che possono essere individuate mediante parametri estetico-funzionali e in stretta sinergia con gli altri fattori ambientali. In particolare, sono parte integrante del progetto le opere di mitigazione e tendono a prevenire e ridurre la frammentazione paesaggistica, salvaguardare e migliorare la biodiversità e le reti culturali. Salvaguardare e migliorare la biodiversità e le reti ecologiche, tutelare e conservare le risorse ambientali e storico-culturali, ridurre gli impatti sulle componenti visive e percettive, essere compatibili con gli scenari proposti dagli strumenti di programmazione e pianificazione, mantenere la tipicità del paesaggio costruito mediante l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, un idoneo linguaggio architettonico e formale
da adottare in relazione al contesto di intervento, bioarchitettura e materiali riciclabili. Ovvero, nel caso in cui le misure di mitigazione non risultino sufficienti, le opere di compensazione ambientale che tendono alla riqualificazione all'interno dell'area di intervento, anche distante dal progetto, ai suoi margini o anche in un'area lontana, è un risarcimento. Degli esempi veloci di ingegneria naturalistica, da manuale e linee guida d'ISPRA del 2010, mitigazioni a verde con tecniche di rivegetazione, ingegneria naturalista nel settore delle strade. Ci sono degli esempi in cui risultano evidenti il prima e il dopo, prima fase del lavoro e dopo. Per la strada, per gli imbocchi in galleria che risultano sempre problematici, diciamo che i risultati si riescono ad ottenere. Arriviamo al progetto di monitoraggio ambientale. Devo premettere che per il sistema paesaggistico non può fare riferimento ancora al documento pubblicato dal Ministero, dal MITE, sulla PMA. Quindi altri fattori fanno riferimento a quello, è stato già spiegato in precedenza. Comunque, in linea generale, il PMA del sistema paesaggistico deve essere predisposto per tutte le fasi di vita dell'opera, anteopera, in corso d'opera e post-opera, ed eventuale dismissione dell'opera. Il progetto di monitoraggio è lo strumento che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente e consente ai soggetti responsabili, proponente autorità competenti, di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive, qualora le risposte ambientali non siano coerenti con le previsioni effettuate nell'ambito del processo via. E qui aggiungo, c'è una procedura che spero vada in porto, che si chiama accompagnamento ambientale. Si stanno predisponendo dalle linee guida nel SMPA. Specifico nel PMA, sono alle attività da programmare, sono finalizzate a verificare lo scenario ambientale di riferimento utilizzato nello studio di impatto ambientale per la valutazione di impatto ambientale generale e valutare la possibilità di avvalersi di adeguate leggi di monitoraggio già esistenti. Verificare la previsione degli impatti ambientali contenuti nello studio di impatto ambientale attraverso il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario ambientale di riferimento, eccetera. In termini di variazioni dei parametri ambientali caratterizzanti lo stato qualitativo di ciascuna tematica, eccetera, sono, diciamo, quelle condizioni già spiegate per altri fattori in una linea generale. Esempi per il monitoraggio ambientale. Non ce ne sono molti ancora a disposizione per il sistema paesaggistico. Appunto, come dicevo, si incentra soprattutto su altri fattori, popolazione e salute umana, biodiversità, suolo, geologia, acque e atmosfera e sugli agenti fisici. Comunque, ripeto, sono essenziali per il monitoraggio e verifiche sul posto che possono anche cambiare man mano il posizionamento dei punti di monitoraggio. Quindi i sopralluoghi che consentono di verificare l'indagine conoscitiva del SIA e confermare appunto i punti visivi di maggiore impatto che dovranno essere monitorati. Un continuum progress. Questo è un esempio di monitoraggio ambientale per l'osservatorio della linea ferroviaria dell'alta velocità, alta capacità Torino-Venezia, nel tratto Brescia-Verona. È un esempio, questo è un punto di misura identificato nella cartografia in precedenza e specificato qui mediante schede.
Questo stiamo all'anteopera, perché il corso opera è ancora tutto in divenire. L'individuazione dei punti visuali, questo è un altro esempio per l'adeguamento tecnico-funzionale al piano regolatore portale del porto di Porto Torres. E qui appunto fa vedere un po' i diversi piani di lettura necessari, dal aerofotogrammetico alla planimetria alla foto con l'identificazione dei punti di visuale. Arriviamo alle conclusioni, finalmente. Gli indirizzi metodologici, i contenuti specifici forniti nella proposta di norme tecniche in oggetto, hanno l'obiettivo di indicare a proponenti e valutatori i requisiti generali che possono essere ritenuti validi ed applicabili a tutte le tipologie di progetti e contesti ambientali, in quanto l'estrema variabilità dei diversi specifici aspetti propri di ciascun progetto e contesto ambientale non può consentire la definizione di contenuti rigidamente prefissati. Con questa proposta si è inteso integrare i contenuti previsti dall'articolo 22 e le indicazioni dell'allegato 7, dove erano contenuti minimi. Scusate, manca cosa. Le norme tecniche, questo è importante, non forniscono metodologie per individuare e valutare gli effetti significativi sulle diverse tematiche ambientali, né chiedono però la descrizione, scusate, al fine di poter ripercorrere e verificare le informazioni fornite. Infine, non sono un format da compilare, ma questo penso sia stato chiaro. Sono piuttosto da intendersi quali utili indicazioni ad uso dei professionisti sono obbligati a elaborare un SIA chiaro e comprensibile, che sia chiaro e comprensibile anche al pubblico interessato, che potrà quindi esprimere corrette osservazioni in merito. Aggiungo, per il pubblico interessato, che in definitiva è il terzo attore delle valutazioni impatto ambientali, il proponente, cioè i professionisti incaricati dei progetti e degli studi impatto ambientali, i valutatori, la commissione VIA e il supporto che è l'attività di supporto alla commissione, e il pubblico che fa parte sempre più attiva delle procedure di VIA. Infatti, in chiusura, vorrei, è una specie di manifesto della partecipazione del pubblico, in cui preciso che la partecipazione rappresenta una concreta possibilità di dialogo della base, cittadini, singoli e associazioni, dialogo con le istituzioni a fine di una completa, auspicata governance della territoriale partecipata. Non è facile. Noi, nella nostra esperienza più che decennale, abbiamo visto che c'è molta disparità della presentazione di osservazioni nelle diverse parti dell'Italia, dove c'è maggiore consapevolezza e partecipazione in altre parti, ce n'è minore, quasi assenza purtroppo. E comunque è importante, questo ribadire, noi, importante sapere che le osservazioni vengono obbligatoriamente, devono essere prese in considerazione ai fini del parere di compatibilità. Per quanto riguarda i valutatori, analizzano sempre tutte le osservazioni del pubblico. Però, per fare una buona osservazione è importante conoscere il meccanismo della procedura e il significato anche dei termini utilizzati, in modo tale da poter entrare correttamente nel merito dei problemi e fornire un contributo concreto.
Le osservazioni che vanno presentate in forma scritta possono fornire nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi di cui si dovrà tener conto in sede di approvazione. Si tratta comunque di diritti e doveri, cioè il diritto all'informazione, a che vedere con la trasparenza dell'informazione. E però c'è anche, al contrario, il dovere della conoscenza, a che vedere con la responsabilità, nei limiti della propria formazione culturale, perché comunque chi più sa ha più responsabilità. Propongo anche delle parole chiave che riassumono i concetti alla base della partecipazione del pubblico ai procedimenti valutativi. La conoscenza dei meccanismi dei procedimenti valutativi, coinvolgimento attivo responsabile, lo spirito di collaborazione, la condivisione di informazioni, la segnalazione di problemi ed opportunità ambientali, la consapevolezza dei valori in gioco quando il territorio, in particolare quello in cui si vive, che quindi si conosce meglio, quando appunto questo è il tuo territorio interessato da un nuovo progetto. Dico che quelle osservazioni in forma scritta vanno presentate, le informazioni stanno nel sito della ex MAT, adesso MITE, e penso che il link vale ancora. Si trovano lì tutte le indicazioni utili per la presentazione di questa osservazione. Ricordo che per la valutazione di impatto ambientale il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, a mezzo stampa, sul sito web. Ultima cosa, e chiudo davvero perché siete tutti esausti, sempre sulla partecipazione del pubblico, aggiungo che a sottolineare ancora quanto sia sentito sempre di più anche a livello istituzionale questo tema, dall'articolo 24 del testo unico ambientale è prevista, quindi diciamo l'aggiornamento del 17, è prevista l'inchiesta pubblica, cioè che ancora però non trova attuazione in concreto. Però esiste l'inchiesta pubblica che va avviata dall'autorità competente. Questa inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente nel rispetto al termine massimo 90 giorni. È un'inchiesta che si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi predisposti dall'autorità competente. Inoltre, una ancora più recente, il DPCM del 2019, trova questa nuova forma del dibattito pubblico che già esiste all'estero, in particolare in Francia. Questo DPCM è il regolamento recante le modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte al dibattito pubblico, in cui, in realtà molto grande, vengono definite le soglie delle opere sottoposte a questo dibattito. Quindi non tutte le opere, ma le opere di una certa rilevanza che vengono elencate. Parliamo in definitiva di grandi opere infrastrutturali, non solo le grandi opere, quelle identificate nella legge obiettivo, che non esiste più, del 2001. E il dibattito pubblico, e qui chiudo, è un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico con lo scopo di accrescere il coinvolgimento dei cittadini nei processi di realizzazione delle grandi opere. E nel sistema paesaggistico è quanto mai importante, perché è basato anche sulla sensibilità e sulla conoscenza dei luoghi. Si svolge, questo è il dato importante, nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto, al fine di valutare gli impatti di diverse alternative e orientare quindi le scelte prima che si arrivi a un progetto. Tuttavia, il Senato, questa è un'ultima
La legge semplificazione del settembre 2019 ha approvato una norma che prevede, causa Covid-19, una deroga al ricorso alla procedura di questo dibattito pubblico. Quindi è tutto da venire. E ho finito. Grazie dell'attenzione. Ricordo il prossimo webinar, che è venerdì prossimo, con mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Grazie a tutti. Per quanto riguarda invece le risposte alle domande che sono state poste durante questo webinar, saranno rese in forma scritta sul sito dell'evento, che siamo andati un po' fuori con i tempi. Quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì per il tema dei cambiamenti climatici. Arrivederci.